Bella a tutti ragazzi, io sono Maximus. Oggi ragazzi siamo nella, si può dire così, seconda parte del terzo episodio dell'Itacraft, seconda stagione. Madonna che confusione. Allora, nella precedente parte siamo andati in miniera e abbiamo trovato 14 diamanti, uno stack di ferro, tutte cose normalissime. Dentro pure un dungeon, andatelo a vedere. Ora, abbiamo trovato delle coordinate sbagliate e quindi ci siamo persi, quindi io mi sono chiuso in questo fungo atomico. Non l'avrete visto voi perché il video è durato di meno lì. E siamo qui in una radura piena di pecore da ammazzare. Il legno questo non lo porterò a casa, non mi piace. Ma sono riuscito a recuperare un video dove avevo delle coordinate. Le coordinate sono, ragazzi, sotto questo episodio comunque potrete trovare il seed del mondo, ve l'ho messo, quindi se volete giocarlo potete giocarci. Sono meno 135, 75, 140. Oddio, sì, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, ciao Fuffi, ciao Fuffi pure io, vabbè. Allora, siamo tornati, raga. Oh mio Dio, non mi sembra vero di essere. Sì, sono a casa, tranquilla. Allora, resoconto generale: 14 diamanti, 6 smeraldi, una name tag, uno stack intero di ferro che mi serve perché lo devo cucinare, 49 pezzi di pietra rossa, rotaia, 4 pezzi di oro. Allora, io direi che siamo messi molto, 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 molto bene. Allora, questi li dividiamo, boom, boom, boom. Ah, giusto, boom. Allora, in questo episodio, come abbiamo i 14 dati, perché non utilizzarli? Allora, facciamoci, oltre che posso fare un blocco di diamanti, allora, bastone. Nel precedente episodio senza fortuna 14 diamanti, raga, andatevi a vedere il precedente episodio. Ci facciamo una spada e i primi due se ne sono andati. Facciamoci un piccone di diamante e già 5 diamanti se ne sono andati, raga. Oh mio Dio. Un'altra ascia e se ne sono andati. Eravamo a 14, ne ho 6. Se ne sono andati 8 diamanti. Abbiamo 6 diamanti, signori. Io direi che questi 6 diamanti li possiamo pure mettere da parte. Qualsiasi esigenza li mettiamo da parte. Allora, direi, questo lo mettiamo qui. Direi che questi li possiamo pure mettere qui. Signori e signori, che cosa andremo a fare in questo episodio? Oggi andremo a fare una bella cosa. Oltre a dare finalmente il nostro nome al nostro gatto, a dare il nome al nostro gattino Silvestro, infatti lo chiameremo proprio Silvestro. Intanto dormiamo. Oggi, oltre che volevo fare finalmente il tetto della casa, perché se piove già mi sono preso 6 influenze, quindi non è bello andare in caverna con l'influenza, poi i creeper nemmeno si vogliono avvicinare a te, che è una cosa buona, però poi sapete, non è che va molto bene tra i villager, non scambiano, quindi meglio, non avere la febbre. Allora, oltre a completare il tetto, oggi che andremo a fare? Oggi torneremo in miniera 9. Andiamo un pochino ad esplorare quel ghiacciaio, voglio esplorarlo. Con il diamante che c'è. Aspettate, aspetta, fatemi fare un conto. No. Allora, avevo in mente oggi di fare l'enchanting table, ma non lo possiamo fare perché, ve lo dico subito. Noi abbiamo 3 pezzi di ossidiana, non 4. Ne servono 4. I libri ce li abbiamo, signori. E il nostro, i diamanti ce li abbiamo. Mi manca soltanto lo stile. I diamanti comunque sono 2 alla faccia. Io sempre pensato che era 1 o 2 libri, non so perché. Buongiorno, signore. Cioè, sente smeraldi e questo corre. Un blocco di ghiaccio, questo è interessante. Però alla fine poi lo raccoglieremo. Blocco di corallo rosso, questo è bello, però lo posso pure andare a prendere io. Tintura. Ma io sinceramente. Scusa.
Scusa, ho bisogno dei laccetti, scusami. Scusatemi, lama, avevo bisogno. Ho bisogno pure della vostra pelle, in verità. Scusate, scusate. Grazie. Signore, signore, non scappi. C'ho un bello sputo. Puh, ti sputo io. Puh. Tutte le volte mi sputano. Stavolta vi ho sputato io. Ah, non lo so. Stai attenta pure tu, Pevora, eh. Stai attenta pure tu. Non ci metto niente a fare. Ti ho mancato solo perché sei stata fortunata. Che cosa guardi tu? Eh? Cosa guardi tu? Cosa? Ragazzi, ho gli scatti di schizofrenia. Scusate. Vabbè, oltre minchia da parte. Allora, io direi di finire una volta per tutte sto tetto. Allora, in questo episodio mi metto di fare il magazzino. Mi sono accorto che siamo a scarseggio di legna. Quindi, allora, 15. Qui, due blocchi di ferro li abbiamo. Per fare la nostra incudine, vediamo dov'è, eccola, ci servono tre blocchi e quattro pezzi di ferro in basso. Dai, che stai per avere un bel nome, dai, dai, dai. Allora, il mentre qua cucina il tutto, io vorrei, tanto per iniziare, farvi vedere una cosettina. Allora, se noi ci allontaniamo un pochino da casa, tranquilli, ritornerò. Oltre a quella torre bellissima, raga, voglio un piccone con Siltax ora. Veramente lo dobbiamo trovare. Se noi riusciamo a salire qui, allora, vi faccio vedere. Qua abbiamo la nostra neva. Abbiamo la neva. Lì ci sono i ghiacciai. Lì c'è sempre una parte fredda, perché quella è sempre parte fredda. E lì in fondo c'è la collina. Ora, noi abbiamo il bioma questo delle montagne, il bioma ghiacciato, il bioma freddo si può dire, la collina. Là ci sono i boschi. Da qualche parte ci sarà il deserto. Sapete cosa avevo in mente da fare? Di fare quattro basi, una lì, una lì, una lì, una magari qui sopra. No, qui sopra non è che mi piace tanto. Comunque, è fare un collegamento tutte a rotaie per arrivare subito a dove vogliamo arrivare, capite ragazzi? Sarebbe molto carino farlo, però mi servirebbero dei slime per fare il duplicatore di rotaia, quindi dovremmo forse aspettare un pochino, eh? Facciamo questo, quattro pezzi giusti giusti, signore e signori, ci portiamo a casa una bellissima incudine. Vediamo quanti livelli c'ho, non lo vedo pure lì in notificando. Prendiamo una name tag. Boom. Abbiamo 16 livelli. Ok, allora, come abbiamo detto, di chiamarlo, lo chiameremo, come lo chiameremo, signori? Gatto, gatto, Silvestro, Silvestro perché lo volevo chiamare Garfield, ma ha cambiato colore, sto qua. Gatto Silvestro. E uno, e due, e tre! Il nostro gattino si vede. Ciao! Ehi, ciao! Hai fame? Hai fame? Non ne ho. Aspetta. Non ne ho pesce crudo, oggi di giù. La fame when it's gonna. Allora, abbiamo tutto. Io per il mangiare sono a posto. Allora, poserei magari le lid. Non mi servirebbero. Le fornaci magari me le porto. Questi posso pure posarli. Questo lo poso. Poso, poso, poso. Anzi, coste stringhe, che dico io. Direi di farci un arco, signori, che mi è sempre utile. E facciamoci pure una canna da pesca, ragazzi. Dai, su. L'arco ce lo mettiamo subito in mano. La canna da pesca la posiamo. E le frecce, direi di prenderle. Quelle poche che abbiamo. Allora, quindi, signori, siamo. Oddio. Sì, scusa, se si vede, si è visto qualcosa, scusate. Parlo della notifica di Spotify. Allora, è notte, cioè è notte, sta piovendo, quindi i mob nascono. Io direi di andare verso il ghiacciaio. Ricordiamo che c'è molto freddo. Meno male, il mio gatto Silvestro penso che rimarrà a casa. Perché se viene qui muore. Lui soffre il freddo, ragazzi. Ah, oh, guardate che bello qui, raga. Cioè, voi vi immaginate una casa interamente fatta di ghiaccio?
ormai mi servirà il Silk Touch per farlo. Comunque, grazie alle nuove cose della Mojang, quando stiamo nel freddo siamo molto più lenti e i nostri attacchi verranno un pochino molto più difficili. Invece, quando sentiremo caldo, i nostri attacchi sono molto più veloci e molto scivolosi. Cioè, guardate come la neve aumenta, raga. Voi immaginate farvi che ci facciamo una bellissima casa qui? Cioè, una casetta qui non sarebbe male, devo dire, eh? Bella, in mezzo al ghiaccio. Non penso di poterla fare in questo episodio perché non ho abbastanza legna, eh. Andarla a prendere ora la legna non mi sembra cosa migliore. Poi mi immagino le caverne che ci sono qui sotto, cioè, immagino, oddio. Comunque, perché pure sono partito in spedizione? Mi sono dimenticato i l'accetti, bene. Vabbè. Ora torneremo a casa, perché... guardate, l'isola di Gravel. Abbiamo trovato pure un altro bioma, raga. Mi fa schifo però qua che sto... Bel no, vabbè, raga, muoio. Guardate che bello sto effetto, superiamo sta montagna di ghiaccio. Oltre che io se faccio così infatti si rompe il ghiaccio, non possiamo prendere. C'è un letto di lava che va a finire sul... No, vabbè raga, questo sono... Cioè, ho trovato un mio... Io oramai dei conigli c'ho paura perché ho scoperto che c'è... È raro, però conoscendomi con la sfortuna che ho... C'è il 4% di possibilità che un coniglio... No! No, raga! Non l'avevo mai visto questo! Non ho ferro! No, devo venire di nuovo qua, raga! Devo prendere le cesoie! Bello, raga! Fare un bell'albero di Natale! Lo so che non siamo a Natale, però dico... Cioè, guardate che figata, raga! Ecco, cioè, qua c'è tutta la parte ghiacciata, cioè, qui nevica solamente, infatti ci sono i lama. Cioè, raga, sarebbe fighissimo, veramente. Abbiamo trovato un bioma con i contro con gli Ornis, eh? Allora, vi dico, che in descrizione c'è il seed, ve lo ridico per quelli che se lo sono dimenticati. Madonna, ogni volta, aia, che cado, c'ho la paura. Che c'è il link in descrizione per chi volesse giocare questo. E picchiare i lama, volesse giocare in questo seed, in questo mondo, magari visitarselo in creativa, fare quello che volete. Raga, non sembra tipo una specie di dinosauro. Cioè, dinosauro pure io un UFO, una specie di UFO in avanti, non so perché mi sembra. Non lo so! Sto bioma è fighissimo. Sarebbe pure figo trovare un villaggio. Ah, tranquilli, le coordinate di casa le ho, quindi pure se ci stiamo allontanando molto. Vabbè, sinceramente io... cosa abbiamo qui? Carbone. Bel camion, che bel camion. Fra qualche episodio, dai raga, abbiamo fatto... Cioè, prima c'è stato l'episodio, quindi, del mining. Cioè, io sto registrando subito dopo, quindi... Questo episodio lo vedrete tipo intorno alle 2, il tempo che lo edito, raga. Ci vuole tanto per editare quel video. L'ho registrato alle 6 e l'ho fatto uscire intorno alle 9 e mezza, 10. Cioè, per farvi capire che io per registrare... potremmo pure prenderci un suino comunque. E il suino conviene, vi dico subito il perché. Perché lui gli puoi mettere le ceste e caricarlo di roba, raga. Sarebbe una cosa fighissima fare tipo una specie di carovana. E non una carovana però seria, giusto? Devo attaccare i laccetti a tutti e camminare. Quello sarebbe una cosa molto, 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 ma molto figa. Quello sì, però non lo so, raga, non lo so. Sarebbe figo se aggiungessero che tipo i cavalli o gli asini li puoi attaccare, tipo lo crei tu una specie di carrello o tipo si crafta, dove in questo carrello c'è una cesta dove gli puoi mettere tutto. E poi questo carrello lo puoi attaccare ai lama e tu hai lama pure io. Cioè, pure ai lama magari. L'attacchi ai lama e così puoi guidarli e portarti dietro le cose. Pur vero che ci sono gli shulker, ci sono le ender chest, quello sì, però... eccoli i cavalli. Non ho né l'accetto, però mi sono dimenticato tutto a casa, raga. Cosa? Tu mi hai visto da lì sotto. Tu stai scherzando. C'ho una spada di diamante, te la infilo su per il culo questa. Allora, ragazzi, torniamo a casa velocemente. Allora. Veloce, segniamoci le coordinate di questo punto.
6, 5, 7, 73, 138. Ora dobbiamo tornare a casa, ragazzi. Missione, missione, questa è una missione molto importante. No, che c'è? Allora, tipi. No! Non hai detto zombie? Non mi puoi interrompere nella mia missione. Allora, andiamo. Su. Missione impossibile, mi fa una pippa. No! Basta! Ragazzi, sbrighiamoci, per favore. Per favore. Prima che muoiono i cavalli. A meno 30, 135. 135. 75. 75. 140. 140. Torniamo a casa. Maledizione, ma una volta che mi spawno in casa. Tu non hai visto. Chiudi. Dormi, dormi. Su. Dobbiamo tornare dai cavalli. Su. Bruciate all'inferno invece voi. Ok, bravo. Allora prendiamo subito una name tag subito. Un laccetto. Mi prendo la sella. Mi prendo la mela e andiamo. Allora, le coordinate sono, signori, vediamo se sono giuste. Allora, 600, 657, 73, fai che ci sono ancora i cavalli, 138. Sì, eccoci. Ok, allora, vi ricordo che gli animali non si teletrasportano. Quindi noi molto probabilmente. Oh, subito si è innamorato, la Madonna. Allora, io ti metto lo ossello. Ok. Allora, abbiamo un cavallo finalmente. Allora, dobbiamo tornare a casa. La strada di casa è di qua. No, l'acqua, no, Caspio. Mar Caspio proprio. Cazzo vuoi tu? Stai lontano. Dal mio cavallo. Ti salto addosso! A coglione! Allora, l'accetto, l'accetto. Prenditi sto. Vieni, su, dai, sali. Rimuoviamo il guinzaglio. No, stai fermo. Ok. No! Ragazzo, quel cavallo è scemo. Vieni qua. Vieni, veloce. Ci sono i mostri. Muovi il guinzaglio. No. Si è fissato con l'acqua. Torniamo a casa, raga, siamo a 17 minuti, ok, ce la facciamo tornare a casa. Fast and Furioso! Finalmente, raga, ho preso un cavallo, non ci posso credere. Asini, tornerò a prendervi. Fuck, c'è un fiume. No, non va. Ta 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 ta
fare per il tempo che arrivo a casa. No, mi partono le corde vocali. Allora, ok, dobbiamo superare tutta questa montagna. Dai, ce la puoi fare. Fast and Furioso. Tan 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 tan. Che c'entra questo? Mission Impossible. Tan 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 tan. Stai bene, non rompere i gabbasisi, stai bene. Per favore, poi si è fatto male il picceriddo. Verino. Picceriddo in gergo palermitano vuol dire bambino. Ci dovremmo quasi essere? 138. Oh cazzo. Di qua? Sì, di qua. Arrivo a casa, eccola. Eccola. Casa mia. Sei, ok. Vabbè. Entro un attimo. Craftarola. C'ho un cavallo dentro casa. Non un serpente nello stivale. Un cavallo dentro casa. Andiamo fuori. Qua lo piazzi. Allora. Ok, piazziamo qui. Tu vieni qui. Ok. E ti guardo. Ah, e abbiamo il nostro cavallo. Ora, noi facendo così, prendiamo la bardatura. Eccola qui. Gli diamo la bardatura.
No, c'entra. No, giusto, devo salire lo stretto. Devo salire. Saliamo e bam! Allora, che nome gli potremmo dare al cane? Allora, marrone, marrone, con una cosa d'argento, si intona con il creeper, creeper, ma no, creeper marrone non mi piace. Cresta verde. Non so, raga, mi piace perché creeper che verde. Lui ha la cresta, capite? Basta, basta, raga, per favore. Cresta verde, raga, sono ignoranti, io ve lo dico. Cioè, i nomi sono ignoranti a morire. Allora, cresta. Cresta. Donna. Verde. Ok? Bam! È il nostro! È il nostro! Bam! Cresta verde è qui! Gli faremo un giorno di questi una bellissima stalla, raga, gliela faremo. Abbiamo visitato un pochino di qua, abbiamo un cavallo, abbiamo tutti gli utensili, ancora qua sto cucinando, ma basta. Abbiamo quasi tutti gli utensili in diamante. Abbiamo 6 smeraldi, 6 diamanti che nel prossimo episodio utilizzeremo per fare l'enchanting table. Possiamo tutto il carbone. E quindi, signori, dal creeper, dal vostro creeper di quartiere e dal gatto silvestro, io posso. Dal gatto. Allora, dal vostro creeper di quartiere, dal gatto silvestro e da cresta verde, e pure da quella pecora bianca lassù, io posso dire che questo video finisce qua. Noi ci rivediamo domani con un nuovissimo video. Bella, ragazzi!